tutti qua. Buongiorno. Vediamo se il collegamento è attivo. Non mi prende bene il collegamento, mi sembra. Aspettiamo di vedere se Andrea mi dà un ok. Eccoci, buongiorno, buongiorno, ciao Francesco, stavo giusto aspettando un ok con tutto questo baradan di collegamento che già non ci capisco. Allora ragazzi, buongiorno, ciao Andrea, anzi due Andrea abbiamo, Andrea Costalonga anche, ciao Linda, buongiorno Marco. Allora ragazzi, io inizierei innanzitutto ringraziandovi per una cosa per me molto importante, questa gentilezza e attenzione che mi avete dedicato in questo gruppo di appassionati di cucina. Ammetto che mi ha veramente tanto emozionata, mi avete dato veramente un gran bel regalo. Allora io approfitto di questo inizio per dare un saluto a due bimbi, va bene? Io saluto Alessandro che mi ha mandato una bella foto con il cappellino da chef, e un saluto a Lucia che ho visto che ha messo un bel budino al cioccolato, brava, complimenti. E aspetta che vediamo anche un po' qua tra i grandi che abbiamo. Ciao Marco! Ciao Serena! Ai ai ai, abbiamo la linea oggi un po' disturbata. Va bene, dai. Allora, quest'oggi, aspetta che vediamo se. Ciao Flavio! Perché oggi abbiamo anche Paolo. Paolo, forse riesco a farti anche un aperitivo oggi, vediamo se sono capace, ci provo. Abbiamo anche sicuramente tra un po' anche Patrick con i suoi amici del Friuli. Vi faccio sorridere un po'. Allora, mi è capitato, intanto che aspettiamo un po' i collegamenti, mi è capitato la scorsa settimana una cosa molto simpatica perché ho messo una foto di un primo che avevo preparato e c'è stato un signore simpaticissimo, va bene, che mi ha scritto un messaggio e allora dice: Jenny, se stai da Urdite e butti su Dorkintai. Allora, mi sono sconfisciata dalle risate, ho detto qua altro che lui, qua ne buttiamo su io e mio marito con tutte queste prove che stiamo facendo, se magna e basta. Ciao Cristina, benvenuta, ciao. Va bene ragazzi, allora aspetta che mi metto seria, se ce la faccio. Ecco, allora siamo qui oggi per fare assieme una crème tarte salata, va bene? Allora, la mia idea era quella di preparare con voi un antipasto goloso, va bene, ma che fosse anche un centrotavola da portare in questa giornata del 25 aprile. Allora, per l'occasione io utilizzerò una pasta sfoglia pronta all'uso, va bene? Giochiamo facile, giochiamo in casa, perché un po' il tempo della diretta, diciamo, no, non mi concedeva di poterla fare assieme a voi. E la scelta di fare la sfoglia è proprio perché riusciva a darmi, dopo vedrete, un trionfo, diciamo, un'altezza che mi dà soddisfazione in tavola, riesco a vedere una cosa bella, bella interessante. E per ovviare un po', al mazzo di fiori, visto che, pollice verde qua non ce n'è, faccio tanti lavoretti, ma purtroppo con i fiori non ci sto. E allora ho detto, dai, faccio un bel centrotavola. Allora, diciamo, possiamo anche cominciare, mi pare che ci siamo tutti, vediamo un po'. Ecco anche il Mike è arrivato, ciao Fiorenzo, guarda che ho salutato la tua bimba Lucia. Bene, allora prendo la pasta sfoglia, l'ho tenuta in frigo, forse anche troppo, potevo tenerla anche un pochino già fuori. Adesso io vi faccio vedere il procedimento, va bene? Io adesso creerò un centrotavola. Per noi che siamo in tre, ma diciamo con questa dimensione che andremo a fare si può mangiare fino a 5, ok?
Adesso noi vediamo come lo realizziamo. Poi, se voi volete fare una cosa più grande, perché magari la vostra tavola è più grande rispetto alla mia, o comunque sia avete più ospiti in futuro, fate altro che seguire questo procedimento su doppia sfoglia, in buona sostanza. Adesso magari avvicino un po', vediamo se riusciamo. Vorrei anche togliermi da questo. Pasta sfoglia, va bene, e prevediamo di farcirla con una crema ai formaggi, e, anzi direi, come dice la mia amica Manuela, che poi ieri sera eravamo in confessionale un po' tipo la notte prima degli esami, dice, un cremoso ai formaggi, va bene, cioè proprio deve accendere le papille gustative, ok? Quindi andremo a fare questa farcia, poi dopo faremo un decoro. Utilizzeremo dei pomodorini, un po' di valeriana, io metto la valeriana, poi lo vedrete, perché dà volume, no? Dà ricchezza a questo centro tavola, anche se magari come gusto poteva essere più simpatico mettere del basilico in insalatina, lì è una questione di gusti ovviamente, io l'ho fatto anche per dare un senso estetico, dare un po' di volume. Bene, cominciamo. Allora, questa sfoglia srotolata va bene, adesso io vado a prendere... Devo creare due cerchi, quindi mi servirò un coperchio, va bene? Poi voi, in base alla misura che vorrete dare al vostro centro tavola, potete creare uno stencil con un cartoncino, lo ritagliate, lo sagomate e posizionate e intagliate poi la pasta sfoglia. Io adesso farò due cerchi. Di utilizzare al meglio la mia pasta sfoglia, vediamo di centrarla bene, ok? Allora, prima ne disegniamo due cerchietti, va bene, vediamo se sta all'interno. Ok, allora oggi lo farò rotondo, no? Perché voglio creare un cilindro come centro tavola. Poi chiaramente voi, magari sotto Natale, volete fare una stella, basterà semplicemente utilizzare una forma stella e poi adesso all'interno, io vi faccio vedere, utilizzo un coppa con il coperchio, va bene? Adesso con un coppapasta, voi se non ce l'avete potete usare uno stampino per i biscotti, andiamo a intagliare il centro, va bene? Andiamo a prendere proprio il centro, vediamo se riuscite a vedere bene. Ok, lo sagomiamo anche qui, tac e tac. Adesso ci serviamo di un meraviglioso coltellino, di quelli belli all'ultimo grido come i miei, guarda che robetta. Allora, con questo qua andiamo a ritagliare la forma che abbiamo sagomato, ok? Poi verifichiamo anche la misura, ma io sono praticamente sicura che una misura di un diametro circa di 18-20 cm, ma adesso lo verifichiamo perché faccio una misura adatta, come dicevo, a noi. Ok, abbiamo tagliato. Andiamo al metro. Sì, perché oggi, guarda, mi sembra di fare una lezione di geometria. Oggi abbiamo cerchi, diametri, ma adesso facciamo anche conti. Guarda qua che rasso di metro, guarda che roba. Non si butta via niente qua. Allora, un pochettino da parte, almeno da uno. Sì, ultima. Allora, vado a misurare. Ecco, guarda. Perfetto, 18 cm, mai buttare via. Vedi? Come è stato buono. Ok, allora noi abbiamo tagliato il primo cerchio, adesso tagliamo il secondo, va bene. Piano pianino, senza che mi emoziono. Aspetta che leggo un po' di messaggi, mi fate sapere ragazzi se si vede bene. Stefano Violo, voilà, mio zio è arrivato ragazzi, sono arrivato anche questa volta in ritardo. Ecco, beh dai, l'importante è che mi sei arrivato, l'importante è che dopo ci sei per l'evviva finale. Allora, continuiamo a tagliare. Adesso, di questi avanzi che noi togliamo, non si buttano via, li teniamo da parte e poi magari ci facciamo delle pizzette oppure possiamo farci dei bastoncini, va bene, ci mettiamo un po' di grana sopra e poi magari possiamo avvolgere delle fettine di prosciutto. Ok,
visto che stai facendo un attimo in parte, magari mi prendo ancora un pochino di carta forno, aspetta che mi porto dietro qua con i cassetti nei meandri della mia cucina, ecco, così non vi do le spalle. Ciao Simone! Allora prendo un altro pezzettino di carta forno e così appoggiamo gli avanzi della pasta che abbiamo intagliato. Ecco qua. Allora, qui ci abbiamo una pezzettina, vediamo se si vede bene. Il prezzo mi ha detto che ce lo potevamo mettere come volevamo. Allora, togliamo anche questo qui. E qui ci vengono fuori due belle pezzette. Ecco. Un lavoro qua di precisione. Allora, cerchi. Un'altra bella pizzetta e qua. Ascolta, a sto punto, non erano previste le pizzette oggi dovevo fare solo la torta salata, ma insomma sono qua e facciamole, no? Così vediamo un po', perché lo sapete fare, finché non avete certo bisogno che ve le mostro, ma approfitto, intanto le preparo anche per me, che così dopo mia figlia sicuramente le apprezza. Ok, allora facciamo anche fuori un'altra. Facciamo l'ultima, tanto ragazzi guardate, oggi sarò velocissima, vedrete quanto è facile realizzare questa torta e quanto graziosa vi verrà. Insomma, per me è bella, spero piaccia anche a voi. Ecco, qua abbiamo le quattro basi con le pizzette, eccole qua, le vedete, queste ce le teniamo momentaneamente in parte. Adesso vi andiamo a togliere tutta l'eccedenza, va bene? E così lasciamo soltanto i nostri cerchietti. Poi con questi bordini qua, più tardi me li recupero con calma e mi farò qualcosetta. Ok? Torniamo. Allora, queste sono le nostre due basi con diametro di 18 cm. Poi appunto, come dicevo prima, se qualcuno non si era ancora collegato, se volete farla più grande, volete farla più importante, io l'ho fatta perché mi stesse dentro il mio piatto dove dovrò poi metterla, però se volete farne più grande disegnate due cerchi su una sfoglia e l'altro cerchio in un'altra. Bene, allora adesso vi chiedo la collaborazione, perché adesso grido anche a mio marito: Luca, guarda che io informo, metti il timer perché poi quando comincio a parlare mi perdo, manca la connessione. 200 gradi. Va bene, forno, ci vorranno circa un 7-8 minuti. Nel frattempo io prendo sempre il mio robottino di fiducia, il mio Bimby, ma voi potete tranquillamente farlo in una ciotolina con la forchettina e stemperare. Io lo faccio per accelerare un pochino il procedimento. Ciao Samantha, ciao Michele, ciao, inquadratura su Luca, grazie. Luca, vatti a cambiare che c'è pubblico qua, c'è Michele che ti chiama. Allora, prendiamo il nostro robottino e ti devi andare a cambiare, amore, dai, niente. L'importante è che mi tieni il tempo, Luca, eh? Allora, accendiamo il robottino, adesso andremo a inserire, attenzione, qui abbiamo 350 grammi di mascarpone. Se lo prendete dalla latteria a questo punto, Linda, mi raccomando, dai anche tu dei suggerimenti, sicuramente è più interessante perché è più morbido rispetto magari ad un altro. Allora, adesso lo inseriamo nel mio robottino, va bene? Ecco qua. Dentro. Tutto. Poi ci mettiamo, qui abbiamo del gorgonzola, va bene, ci mettiamo un 150 grammi. Allora, la scelta che io oggi ho fatto di mascarpone e gorgonzola, perché mio marito è goloso, mi ha detto che deve buttare su quei chiletti in più, e allora gli metto questi due formaggi perché a lui piacciono. Però per dire, è molto interessante anche montare la panna, va bene, poi aggiungerci o appunto di nuovo del gorgonzola, oppure si può fare con della ricotta, oppure con della Philadelphia, comunque con tutti i formaggi che a voi piacciono, purché siano cremosi, perché poi dopo li andremo a mettere nella sac à poche, va bene? Diamo un'occhiata alla faccenda qui. Sì. Ci siamo. Allora, mettiamo
mettiamo dentro la gorgonzola. Adesso chiudo il tutto. Ciao Lara, benvenuta. Allora, adesso accendo, adesso io lo frullo per prepararmi questo cremoso, va bene? Però voi in una ciotolina stemperate bene e lo preparate. Adesso un po' di rumore. Ci siamo? Poi speriamo che la connessione mi regga, eh? Vediamo un po'. Ciao Jenny, mi dice la Samantha, ciao bellezza, ciao Raffi. La Parodi già crema, sì, dai ragazzi. Prendetemi in giro adesso, aspettate adesso ancora un attimo, ok, amalgamiamo bene. Manuela cara, il cremoso si sta preparando. Il cremoso in lavorazione. Bene, mi pare che siamo a buon punto. Allora, adesso sempre la mia sacca poche, inseriamo la punta, e io ho sempre la mia punta stella, se avessi avuto un'altra l'avrei utilizzata volentieri, anche quella per farvi vedere un po' delle varianti, però le ordinate dovevano arrivarmi, ma ancora niente. Allora, il nostro cremoso è pronto, adesso facciamo un po' di ordine del sistema, mettiamo questo, spostiamo il robottino un momentino. Raccogliamo la nostra crema, adesso vi faccio vedere, vedete, abbiamo amalgamato il tutto, ok? Lecca pentola, inseriamo, cioè ti verrebbe proprio capito di dare un bel pezzo buono, dai, mi trattengo. Allora, prendiamo la chiarobetta, guarda che crema, una meraviglia. Volete un po'? Dai, un ditino, su. Luca, come siamo con i tempi? Adesso quanto siamo? Quanti minuti sono di cottura? Ragazzi, voi avete tenuto il tempo, aspetta che vi chiedo. Ciao Gioacchino! Allora, ancora qualche minutino, dai. Adesso andiamo a guardarcelo assieme. Allora, la nostra crema è pronta, la nostra sacca l'abbiamo caricata, adesso pigiamo tutto quanto verso il fondo, va bene? Ci siete con me? Ci siete? Ah, bene. Puzzo, dimmi un po', ma sta connessione salta ogni tanto, fammi capire che mi vedo ogni tanto sparire, eh? Sparisco solo io e voi mi vedete, ditemelo, eh? Allora, vedete qua che sta lievitando? Ecco, allora ancora due minutini, intanto vi faccio vedere, a sto punto faccio con voi queste pizzettine che avevamo a questi avanzi ritagliati. Ciao Michela, ciao Luca Boschian, ecco. Allora, vedete, adesso non era previsto, ma prendiamo un po' di salsa di pomodoro, aspetta che lo porto con me, tanto adesso c'ho questo qui, che mi vedi com'è, mi organizzo. Salsetta di pomodoro, vediamo, eccola qua. Poi prendiamo, allora io in realtà nelle pizzette, ma adesso vi dico questa, non ci metto la mozzarella nelle pizzette di sfoglia, io uso lo stracchino, uso lo stracchino perché lo aggiungo alla fine, gli do giusto qualche minutino in forno, si scioglie quel po' che serve e secondo me resta bello morbido quando lo ti mangi sta pizzetta, si scioglie tutto in bocca, insomma. Allora, pomodoro, prendiamo un cucchiaio, aspetta che allontano un attimo i messaggi che così vediamo se riuscite a dare un'occhiata. Allora, polpa di pomodoro, va bene, prendiamo una cucchiaiata, sì vabbè guarda, non meriterebbe neanche che ve la mostrassi sta cosa, ma ormai che sono qua con voi, lo facciamo assieme. Andiamo qua. 7 minuti vi dicono. Allora, ancora un minutino, ancora un momentino. Ok, facciamo questi cuoricini rossi. Poi, allora, c'avevo dell'origano che coltivo, non coltivo i fiori, però c'ho l'orticello con le spezie e mi sono presa qualche rametto di origano,
Eccolo qua. Allora, togliamo qualche fogliolina, va bene, la mettiamo qui al centro. Senti che profumo d'estate, ragazzi. Ecco qua. Poi ci mettiamo anche un po' di sale. Io le inforno praticamente così. Un po' di sale. Le lascio che lievitino in forno e alla fine gli metto un pochino di stracchino, ok? Che qua mettiamo dopo. Allora, adesso facciamo questa cosa. Togliamo la nostra sfoglia, prendiamo un attimo le presine. Prendiamo le presine, andiamo a ritirarci le nostre due sfoglie. Ecco qua, e lasciamo che si raffreddino un secondino, visto che dopo dobbiamo andare con i formaggi, tanto mettiamo dentro le nostre pizzette. Luca, dammi ancora un po' il tempo che metto dentro quattro pizzette per noi dopo. Calcoli qualche minuto. Bene. Allora, a questo punto mi prendo già il mio sottopiatto, siamo a metà dell'opera, 5 minuti finiamo, pensa un po', bellissimo. Ragazzi, tutto bene? Ditemi se si sente. Ciao Maria, ciao, benvenuta anche a te. Allora, ditemi se, ma brava, sempre super, ma che carina che sei, dai, che almeno mi togli un po' da questa. Efni, è arrivato Efni, Efni, scusate, adesso devo ringraziare in diretta per la pizza salamino di ieri, Efni, una bomba, mi sono tirata su, guarda, mi hai dato una botta di energia. Bravo Efni. Allora, adesso con la sacca io do qualche spruzzatina giusto per fissarmi la base, in modo che poi quando vado a lavorarla non mi si sposta tutta quanta, ok? Allora mi faccio giusto qualche puntino, come se fosse un po' una colla, tra virgolette, no? Che mi fissa la base. Ecco qua. Allora sentiamo adesso se si raffredda, la mettiamo. Ok, adesso ancora un po', ancora un attimino tiepidina, ancora un minutino, dai. Riusciamo a farci anche l'aperitivo che siamo nei tempi giusti. Cosa mi dici Marco? Lascia fermo il telefono in un punto. Ah, va bene, allora ho sbagliato, lo muovo troppo. Marco, qua non ho regia, non ho nessun qua e ancora in grazia che riusciamo ad andare avanti con questa faccenda. Gabina, tesoro, ciao, bellezza, ciao. Allora, cominciamo a decorare, va bene? Allora, facciamo i nostri ciuffetti. Ecco così, pigiamo bene. Poi se andiamo anche un po' in altezza con i ciuffi, andiamo poi anche ad alzare la nostra torta in buona sostanza, va bene? Ok? Spero che si riesca a vedere bene. Ecco qua, ciuffettini. Guarda che robetta, guarda, una coroncina stiamo facendo, eh? Aspetta che alzo ancora un po', mi sembra che da questa parte, ecco, vediamo se si vede, tolgo un secondo i messaggi, va bene, adesso voi vedete, facciamo così, ok, vediamo se riusciamo a inquadrare bene. Adesso posiziona, allora io all'interno non ci metto niente, lascio solo la farcia così, questo cremoso di formaggio, però volendo potete anche qui inserirci delle olive piuttosto che del prosciutto. Io diciamo che sono a posto così, secondo me è un buon equilibrio questo. Ecco, adesso noi la teniamo qua e andiamo con il secondo strato, vedete che altezza che mi riesce a dare la sfoglia? Ecco qua. Eccoci, continuiamo col giro, aspetta che bilanciamo un po' il peso anche da questa parte, poi anche qui con le punte potete poi giocare con le varie forme, potete dare varie forme con la vostra crema.
Chiaramente il procedimento che io adesso sto facendo con il salato è il medesimo per il dolce, quindi ad esempio se voi volete fare una sfoglia dolce oppure fare una frolla dolce, vi viene un crème tarte, va bene? Quindi così vedete assieme a me il procedimento, cioè come la faccio io, ecco. E poi il bello di questi gruppi di appassionati di cucina è proprio questo, quello di potersi scambiare reciprocamente le ricette, qualcuno ti dà anche qualche spunto su come realizzare alcune cose che magari tu hai una visione, qualcun altro ti suggerisce qualcos'altro. Allora, guardate intanto già che graziosa che è e che volume che ci ha dato da portare in tavola. Adesso prendiamo i nostri pomodorini, va bene, eccoli qua. Allora, anche i pomodorini, cerchiamo di utilizzare una misura, diciamo, congrua alla torta. Allora, cerchiamo di prenderli anche tutti quanti uguali, no? Magari uno più grande, uno più piccolo, cerchiamo di prenderli tutti con una certa regolarità. Allora, vediamo così. Oh, le pizzette, ragazzi, mi è arrivato il schiocco di vita. Ecco qua. Adesso, scusatemi, provo un attimo con il lavoro della mia torta perché mi sono messa in testa di farvi anche le pizzette. Quindi io devo sempre fare la mia, no? Ecco. Allora, a questo punto ci mettiamo un po' di stracchino. Guarda che pizzettone, guarda che robetta. Allora, mettiamo una cucchiaiata così di stracchino. E anche queste vedrete dopo che belle che diventano e ottime. Tra l'altro questa sfoglia, ho avuto anche la fortuna di provare una sfoglia al burro, che è una cosa strepitosa, voi non potete sentire il profumo, però vi garantisco che vi voglia parecchio. Allora io adesso spengo il forno, le lascio giusto dentro, che così intanto loro si sciogliono, riescono a sciogliere un po' lo stracchino. Ecco, adesso continuiamo con la nostra torta salata, va bene, eccoci qua, ecco qui. Allora mettiamo questi 5 pomodorini che ho scelto, aspetta che ne manca ancora uno. Allora uno lo tracciamo qua, cerchiamo di metterli più o meno equidistanti, ok? Allora facciamo così, così, piano pianino, delicati, questo qua è proprio cicciotto, non va bene, ecco qua più carino. Li infiliamo qua in mezzo, li mettiamo anche le mani, va bene. Sarebbe interessante anche con l'insalatina piuttosto che con la rucoletta o col basilico. Vediamo se ho dei ciuffetti adatti. Questo qui l'ho preso anche ieri sera, sono andata a prendere in extremis. Allora mettiamo il ciuffettino. Allora, ultimi ciuffetti, poi qui per dire se la torta fosse più grandina potreste metterci anche delle olivette sopra oppure non solo questa foglia qua. Walter, ci sei? Anna? Mamma? Ci sei anche tu, mamma? Non ti saluto. Gaietta, ci sei? Allora, mettiamo l'ultimo. Ragazzi, se ti torno a mettere i messaggi così mi date un cenno, un attimo. Se mi dite se riuscite a vedere, si vede tutto? Ok. Allora, continuo e tolgo di nuovo un attimo i messaggi. Adesso ci mettiamo delle roselline di affettato. Poi le prendiamo in primo. Ecco. Facciamo la rosellina. E siamo quasi alla fine. Allora, siccome, cioè per fare le roselline ci vorrebbero due fettine, diciamo, di salame ungherese, però siccome la tortina non ha tutto lo spazio per poterla riempire bene, e ne uso una, guardate, io la arrotolo così, va bene,
e ci infilo nello spazio vuoto, utilizzo questa crema di formaggio come fosse la nostra la base che incolla il tutto. Va bene? Ok? Adesso facciamone 4. Abbiamo quasi completato, dopo vi faccio vedere anche dei cuoricini, come facciamo dei cuoricini di formaggio. Ecco qua. E una qui. Lasciamo lo spazio per il formaggio. Ecco. Vedi? La rosellina. Vedete? È chiaro che con due fettine verrebbe meglio, però non abbiamo lo spazio necessario per poterlo inserire, però vedete già così è un bel trionfo, diciamo, no? Vediamo un po' questi colori della giornata. Tac, tac, tac. Ok, adesso prendiamo questa Gouda. Vabbè, io ho preso questa perché a noi piace, però anche qui potreste mettere tranquillamente un formaggio che vi piace. Un taglierino, dove ce l'abbiamo? Un taglierino, eccolo qua. Tagliere di cuore. Ciao Cristina, saluta i bimbi. Saluta Corrado. Ecco qua. Allora, avrebbero veramente bisogno di essere un po' rivisti. Ok, adesso io mi taglio il pezzetto che mi serve. Va bene. Prendiamo lo stampino, cuori, oggi cuori per tutti, eh? Love and peace, no, si dice così, mamma mia, ogni tanto mi buccano di dire cose che non dovrei. Allora, vedete ragazzi, con questi stampini, magari già lo sapete, ma insomma siamo qua, facciamo un po', con gli stampini noi ci possiamo creare tutta la tecnica di decoro che io utilizzo con i dolci, poi diciamo queste mie conoscenze le replico anche nel salato, alla fine mi è tornata utile. Ecco, allora, adesso facciamo un altro cuoricino, se a voi piace il latteria potete farlo anche con la latteria, ecco, sì, scegliete un emmental, un brie, quello che più vi ispira. Due cuoricini, va bene, ecco qua. E la nostra torta, adesso vediamo, la vedete? È pronta. Avete visto? È una cosa semplice da realizzare. Allora, è vero, ho usato una pasta sfoglia pronta, però ragazzi, cioè nel momento in cui dobbiamo fare, donne, parlo più con le donne in questo caso, dobbiamo fare l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce, cioè vabbè che siamo qua a far cucina, però non è che possiamo passarci 24 ore su 24. Allora, io questo porterò in tavola quest'oggi. Per chiudere in bellezza, siccome i miei amici di solito quando mi vengono a trovare non vanno mai via senza aver bevuto l'ultimo, in questo caso non è l'ultimo ma è l'aperitivo, va bene, però non è il mio campo, quindi insomma accettatemi per quello che ho voglia di prepararvi. Guardate, aspetta che mo mi sposto da sta parte, vediamo se riusciamo a vedere. Volete che andiamo bello in terrazzo? Aspetta che vediamo, volete che andiamo in terrazza bello, giusto gli ultimi 2 minuti? O meglio di no, stiamo sempre qua. Cosa mi dite? Aspetta che vediamo. Nessuno. Purea di fragole, va bene? Una purea di fragole. Guarda che robetta. Sì, adesso voi mi direte, ma che attrezzetto hai comprato qua? Quello che c'avevo. Infatti adesso l'avete visto, è bello, no? Bene, adesso prendiamo questo becco qua, prima che non riesco a versare un bel niente. Ecco. Allora, adesso io vi vado. Semplicemente delle fragole fresche, ho aggiunto un pochino di zucchero e l'ho preparata. Adesso viene il bello della diretta, ragazzi. Apro anche la bottiglia. Secondo voi ce la faccio? A chi butto il tappo qua? Chi è che si deve sposare? Facciamo qualcuno? Marco, girati verso di qua. Forza che arriva! Olè! Chi ha preso? Bene, vi verso un'evviva con voi. E adesso fermi tutti, ancora un secondo, colpo di scena, fermi lì, non vi muovete che prendo l'ultima chicchetta che ho per voi. Ecco qua. Guarda che roba. Cioè, this is love. Allora, io vi metto anche il cuoricino, adesso vedrai che è capace che mi piomba dentro. E se la mangiano, dicono Madonna che buona che è. No, fermi, è un gessetto, è un gessetto.
Bene, ragazzi, allora evviva, mi dispiace che purtroppo non possiamo essere assieme fisicamente, ma facciamo l'evviva, lo facciamo così virtuale e con tanti cuori, va bene? Grazie ragazzi, cini. Ciao Ricocella, ciao a tutti ragazzi, grazie mille. Buon sabato, buon 25 aprile, ciao.